E siamo allo sport, parliamo di calcio e più precisamente di calcio mercato in casa Biancazzurra. La sessione invernale, come è noto, terminerà giovedì prossimo 1 febbraio alle ore 20. E' attesa nelle prossime ore la risposta dell'Andrea per Luca Sasanelli. Ma con Massimo Profeta in studio questa sera vediamo un po' di capire i movimenti in casa Biancazzurra. Massimo. Buonasera a te a tutti gli amici di Visione ascolto, non ci sono notizie, Fabio, la risposta dell'Andrea si fa ancora attendere, oggi c'è stato un vertice proprio ad Andrea tra il presidente di Benedetto, molto giovane, 35 anni, il procuratore del giocatore Luca Sasanelli che è una classe 2004, tra l'altro ha fatto bene nella prima parte della stagione con la maglia dell'Andrea in Serie D, 20 presenze e 7 gol, ieri in realtà è stato espulso, lui vuole eh, naturalmente il Pescara, sarebbe un'opportunità, è un giocatore di prospettiva non lo conosciamo molto bene eh, ex eh, giovanili Sassuolo eh, è in scadenza con l'Andrea ha già un eh, accordo verbale con il Pescara sino al 30 giugno 2027 ma sta facendo muro il presidente della Fidelis Andria appunto di Benedetto eh, che non ha ancora trovato un suo sostituto. Vedremo che cosa succederà perché io sono in contatto anche con Daleno che è il direttore sportivo dell'Andrea trascorsi da giocatore nella Vastese eh, purtroppo in questo momento il suo telefono eh, non risponde diciamo che eh, squilla a vuoto vedremo nelle prossime ore però insomma ci sono sicuramente ci saranno delle trattative eh, ti dico subito che Carri e Sebastiani saliranno a Milano nella giornata di mercoledì come hai detto bene tu giovedì eh, si, eh, terminerà la, eh, la sessione invernale di, questa, di questo calciomercato alle ore 20 poi ci sarà uno speciale su Rete8 di circa tre quarti d'ora il Pescara che cosa deve fare in sostanza le parole della DS dell'Icarri sono state chiare subito dopo la vittoria di sabato scorso per 3 a 0 che cosa ha detto dell'Icarri eh, cercheremo di prendere degli elementi migliorativi se non dovessero arrivare mezzale attaccante naturalmente resteremmo così come siamo quindi vedremo l'importante che non venga ceduto cupone ma pare che ci siano state delle garanzie in merito sia da parte dei dirigenti appunto il DS dell'Icarri che da parte di Zeman che si è espresso in modo categorico, non c'è ragione di cedere Cupone che finora è l'elemento più prolifico della squadra con 8 gol all'attivo. Massimo, se non dovesse arrivare in questa stagione Satanelli potrebbe arrivare, potrebbe essere sì, la scala prossima. Assolutamente, è giusta la tua domanda perché lui è in scadenza con Landria, quindi dal 2 febbraio teoricamente può firmare con qualsiasi altro club, è chiaro che se non si dovesse concretizzare questa operazione entro il 1 febbraio Sarà bianco azzurro a partire dal prossimo 1 luglio. In chiusura, uno sguardo all'infermeria. In casa, in allora, ci sono delle notizie importanti perché Pellacari che reduce l'intervento al menisco del ginocchio destro prima di Natale dopo la partita di Coppa Italia si è dovuto fermare purtroppo questo difensore centrale sarà però a disposizione del prossimo match tra l'altro sabato alle 20.45 la sfida tutta in famiglia potremmo definirla così con il pineto di Daniele Amaulo quindi sarà, tornerà a disposizione Pellacari, non ci sarà Franchini per squalifica era diffidato ha preso una ammunizione diciamo così sciocca tra virgolette, nell'ultimo match interno, e, e poi bisognerà vedere anche eh, da Gasso quali sono le sue condizioni. Più no che sì, e, e tornerà sicuramente a disposizione squizzato che era in panchina nell'ultima partita.